anguane, orchi, streghe, ninfe e sanguanelli. Le Dolomiti sono state nei secoli attraversate da innumerevoli popolazioni e ognuna di esse ha lasciato storie e leggende, usi e costumi che sono stati reinterpretati da chiunque arrivasse in seguito. Nelle leggende, le anguane erano donne fate che abitavano le montagne e i boschi fitti. Come accadde per molte altre creature fantastiche derivate dalle credenze pagane, il cristianesimo non giovò certo alla loro fama. Si cominciò prima a dire che erano bellissime, ma solo fino alle ginocchia. Sotto potevano nascondere demoniaci piedi caprini, code di serpente, zampe di gallina con artigli. Entrarono a far parte degli spauracchi più popolari ed è così che nacquero i numerosi busi delle anguane. Con il progredire della nuova religione vennero presto identificate con le comuni streghe malvagie, ingannatrici e portatrici di sciagura. Ad Alberto Pazzini, nel suo Demoni, streghe e guaritori, descrive così la situazione. Al demonio, alle sue malefatte, alla stregoneria, ai suoi culti, ai suoi delitti, al sabba, credevano ciecamente i giudici, ma anche le accusate. La stregoneria che insanguinò intere regioni d'Europa fu una grande, tragica, devastante favola, nella quale l'umanità credette come a verità indissolubile.